il 2000, leggendario programmatore della Silicon Valley, Bill Joy, scrive un editoriale su Wired, dal titolo abbastanza eloquente, "Il futuro non ha bisogno di noi". L'argomento di Joy è molto semplice: se continuiamo a migliorare la nostra capacità di costruire macchine che eseguono compiti complessi, siamo molto vicini a inventare l'ultima macchina, la macchina che renderà tutti noi superflui ed obsoleti. Avanti 20 anni, 2019, la stampa e la Silicon Valley tutta, da cui provengo, stanno tentando di convincervi ogni giorno che siamo vicinissimi a un mondo in cui la profezia di Joy si sta avverando. Cosiddetta quarta rivoluzione industriale, quella delle AI, dell'intelligenza artificiale, delle macchine pensanti. Io sono Jacopo, sono il fondatore di una startup che si chiama Tuso, o oggi Toso, con altre due persone molto più serie di me, evidentemente. Vivo a San Francisco e mi occupo di intelligenza artificiale. Ho accettato l'invito a questo talk principalmente per spiegare ai miei genitori cosa faccio tutto il tempo dall'altra parte dell'oceano. AI, San Francisco, Silicon Valley. Io sono sulla carta la persona perfetta per venire a convincervi del verbo che viene dalla California. Ma se vi aspettate un talk da Silicon Valley, oggi rimarrete profondamente delusi. La verità è che non vi biasimo se avete un po' creduto a tutta questa retorica delle macchine pensanti. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha raggiunto risultati straordinari, riuscendo a fare cose che prima erano considerate tipicamente umane, come ad esempio riconoscere gattini su YouTube, che è un'attività che so che a tutti voi sta molto a cuore, e, un po' più seriamente, abbattere il campione mondiale di Go. Go è una specie di versione cinese e molto complicata degli scacchi, e il campione mondiale di Go, come si vede dalla foto, non era particolarmente contento dell'esito della partita. L'intelligenza artificiale attuale progredisce principalmente per quelle che vengono chiamate reti neurali, che vengono di solito rappresentate con questi vaghi schemi in cui ci sono dei neuroni, delle connessioni, da cui insomma il nome rete neurale, questa vaga ispirazione al cervello umano. Quello che succede è che voi date in pasto un input a questa rete che lo processa, come ad esempio l'immagine di un gatto, e vi dice cosa c'è su questa immagine, ad esempio un gatto. La verità è che per capire dove la Silicon Valley si sbaglia non serve sapere davvero cos'è una rete neurale o tutte le formule che spiegano come funziona. In particolare, vorrei che vi dimenticaste qualsiasi cosa sapete sulle reti neurali, tanto o poco, e pensate per oggi alle reti neurali come una scatola magica. Sono una scatola che inizialmente è completamente vuota, a cui voi date immagini di cani e gatti, una dopo l'altra. Ogni volta che mettete un'immagine in questa scatola magica, dite questo è un cane e questo è un gatto. La scatola è magica perché dopo che voi fate questa cosa 100.000 volte o 10 milioni di volte, la scatola effettivamente da sola sarà in grado di distinguere cos'è un cane e cos'è un gatto. Quello che però non vi dicono sulle copertine patinate di Wired o di Time Magazine è quanto costa imparare cos'è un gatto su YouTube. Imparare cos'è un gatto con YouTube ha richiesto 16.000 processori e l'equivalente di 10 milioni di gattini, che sono veramente tanti gattini. Battere un essere umano a Go ha richiesto 5 milioni di partite, ovvero l'equivalente di 500 anni umani di gioco. Il solo costo di elettricità di programmare per Google, di programmare quel computer, è stimato in termini di 25 milioni di dollari. Quindi la prossima volta che vi lamentate della vostra bolletta elettrica, pensate a quella di Google. È un'idea abbastanza intuitiva, in realtà, che anche noi abbiamo nella vita di tutti i giorni. Se io domani vado a Monaco, 2 giorni, torno e parlo tedesco perfettamente, voi tutti sarete ammirati dalla mia capacità di imparare, penserete che io sia un genio. Se io vado in Germania a 40 anni, sposo una tedesca, lavoro per un'azienda tedesca e faccio figli in Germania, torno e parlo tedesco, questa cosa ovviamente è molto utile comunque praticamente, ma nessuno penserà che per questa cosa io sia un genio. Quello che succede quando la Silicon Valley vuole convincervi che il mondo di Bill Joy sta arrivando ed è alle porte, quindi è che lo slittamento tra il concetto di intelligenza che usiamo per noi umani e il concetto di apprendimento che usiamo per noi umani e quello che invece usiamo per le macchine è profondamente diverso. Ed è in questo slittamento che sta fondamentalmente l'inganno. Facciamo un esperimento, purtroppo non ho niente da farvi cantare. Non so quanti di voi abbiano visto, o ma in vita vostra, un Harvard. Alziamo la mano, quanti hanno visto un Harvard? Nessuno. Qualcuno. Ero preparato perché nessuno dicesse qualcosa, pazienza. La cosa bella non è tanto cos'è un Harvard, che è un mammifero subsahariano, la cosa bella è questa, è che quando io ho detto Harvard, tutti voi avete guardato questa porzione dell'immagine, senza che io vi dicesse alcunché.
Perché? Perché avete riconosciuto delle orecchie, degli occhi, e insomma avete riconosciuto tutti i tratti tipici con cui un mammifero si differenzia dal proprio sfondo. Non solo, dopo un solo esempio voi siete in grado di capire che altre foto di Arquard, con diversa inclinazione e diversa in qualche modo inquadratura, sono Arquard e cosa invece superficialmente simile, come un formichiere, non lo è. Un solo esempio. Quando una rete neurale, una scatola magica, vede per la prima volta un Arquard, non sa dove guardare. Quindi tutte le porzioni dell'immagine possono potenzialmente contenere un Arquard. È questo il motivo profondo per cui dovete fargliene vedere 10 milioni. Perché se voi fate vedere 10 milioni di immagini diverse, dove l'Arquard è in posizioni diverse, è girato con la luce e senza luce, l'intelligenza artificiale può finalmente capire cos'è il mammifero e cos'è lo sfondo. Se passiamo dall'immagine al linguaggio, che è il mio campo di studio, le cose sono ancora peggio. Questo è un classico task di analogia lessicale molto semplice. Il cane abbaia come il gatto ovviamente miagola. Io posso prendere il mio portatile, che sta là, utilizzare i migliori algoritmi di intelligenza artificiale conosciuti, e in circa 3 ore, leggendo l'equivalente di 10.000 volte guerra e pace, riusciamo ad avere un sistema che risponde a questo quesito. Ma questo non è l'unico modo di fare le cose. Esiste un sistema fisico, molto costoso, soprattutto in America, dove vivo, molto complesso, che risolve questo problema in maniera molto più facile. Cosa incredibile è che alcuni di voi avranno già questo sistema fisico a casa, qualcuno di voi ne avrà anche più di uno. Questo sistema lo chiamiamo comunemente bambino, e per chi non lo sapesse, è una versione in scala di un essere umano. Il bambino risolve questo task in circa 3 secondi, ovviamente una volta che voi semplicemente indicate un gatto e dite miagola. Un bambino è così bravo a imparare che tra i 12 e i 18 mesi impara 75 nuove parole al mese. Un bambino è così bravo a imparare che quando vi cadono le chiavi della macchina e dite una parolaccia, il bambino la imparerà senza che voi lo vogliate. Ore, 3 ore, 10.000 volte guerra e pace. Guerra e pace è lungo, ragazzi, me l'hanno detto, però guerra e pace è lungo. 3 secondi. È questo il vero gap tra l'intelligenza artificiale che abbiamo oggi e la vera intelligenza. La distanza tra il mondo in cui noi siamo e il mondo di Billy Joy è la distanza tra le 3 ore e i 3 secondi. La buona notizia è che possiamo utilizzare i bambini per costruire delle macchine migliori, cercando di carpire un po' i segreti di questo sistema incredibile. Questo è un esperimento standard in cui abbiamo sottoposto un bambino di 6 mesi a un piccolo gioco. C'è una rotaia con un trenino, come vedete il trenino scende dalla rotaia, lo schermo giallo si solleva e in qualche modo si vede un cubo che sta dietro la rotaia, fin qui niente di nuovo, semplicemente un trenino che scende. A questo punto noi inganniamo, da buoni sperimentatori, questo bambino di 6 mesi e facciamo esattamente la stessa cosa. Ma quando lo schermo sale, dopo che il trenino è passato, mettiamo il cubo in mezzo alla rotaia. Ovviamente, se noi non avessimo ingannato il bambino, questo è fisicamente impossibile. Nel nostro mondo i corpi solidi non si compenetrano. Ma il bambino non sa niente di fisica. Il bambino ha 6 mesi. Il bambino, anche se voleste spiegarglielo, non potrebbe capirlo. Quindi è interessante capire cosa succede nella testa di un bambino. Quando il bambino vede il mondo possibile, il mondo normale, il bambino è contento, come tutti i bambini immagino che vedono un trenino scorrere su una rotaia. Quando un bambino vede un mondo impossibile, che fisicamente non può accadere, questo è quello che succede. Il bambino guarda diversi secondi il setting sperimentale, in qualche modo domandandosi cos'è che nella realtà tendenzialmente non va bene. Ma c'è una cosa ancora più interessante. Quando voi prendete il trenino che si comporta in maniera impossibile e la date al bambino, il bambino farà questo. Il bambino, cioè, testerà la solidità del trenino. Infatti, se voi invece che fare questo esperimento prendete una macchinina e sempre ingannando il bambino di 6 mesi, è facilissimo ingannare i bambini di 6 mesi apparentemente, ingannando un bambino di 6 mesi voi prendete una macchinina e fingete che vada verso l'alto invece che caschi, come la gravità predice, e la date in mano al bambino, sapete il bambino cosa fa? La prende e la fa cadere dal seggiolone per testare che la macchinina effettivamente risponde alle leggi di gravità. Queste sono 2 differenze fondamentali tra come costruiamo oggi l'intelligenza artificiale ai bambini. La prima è che per imparare in fretta dobbiamo già sapere qualcosa. Nel caso del bambino, il bambino ha già una nozione della fisica in qualche modo intuitiva nel cervello e la usa per imparare. La seconda è che il bambino non sta fermo come una rete neurale aspettando che voi le diate decine di milioni di immagini di gatti. Il bambino è come un piccolo scienziato, utilizza il mondo accanto a sé per fare degli esperimenti e capire un po' come funziona la realtà. La buona notizia è che in realtà possiamo già usare questi principi per costruire dei sistemi che funzionano nella realtà e noi nel nostro piccolo abbiamo incominciato a farlo.
Prendiamo un caso molto semplice con cui tutti voi sarete, immagino, familiari. Comprare vestiti online. Andate su un e-commerce, scrivete una parola, tubino, premete invio. Quello che succede dall'altra parte è che c'è un'intelligenza artificiale che in qualche modo deve provare a capire il significato di questa nuova parola. Come facciamo a programmare un'intelligenza artificiale che risolva questo problema? Beh, dobbiamo fare come abbiamo visto fanno i bambini. La prima cosa che dobbiamo dare all'intelligenza artificiale sono delle nozioni, in qualche modo a priori, che spiegano qual è il nostro dominio di riferimento. Non è la fisica, questo è un dominio un po' più mondano, sono appunto i vestiti, ma è utile che la nostra intelligenza artificiale sappia che i vestiti si dividano, ad esempio, in abiti, gonne, jeans, e che a loro volta gli abiti siano fatti di un certo colore, un certo materiale, o abbiano invece un certo stile. Il secondo ingrediente che abbiamo visto è l'esperimento. Come facciamo a far sperimentare un motore di ricerca, un'intelligenza artificiale che sta sul vostro browser? Beh, ovviamente usando voi come cavie. Tutte le volte che voi finite su un sito che ha una di queste nuove intelligenze artificiali che imparano come bambini, tutte le volte voi cliccate su un prodotto, quando l'intelligenza artificiale vi propone i risultati del motore di ricerca, voi siete di fatto l'equivalente metaforico del tavolino contro cui il bambino stava schiacciando il trenino. L'intelligenza artificiale sta usando voi e il vostro feedback e la vostra intelligenza per imparare utilizzando l'ambiente in maniera molto efficiente. Quello che succede quando voi utilizzate intelligenze artificiali che funzionano in questo modo e non nel modo in cui la maggior parte del mondo appunto sta in qualche modo facendo in questo momento, potete imparare che tubino e vestito sono di fatto sinonimi con solo 10 esempi. 10 esempi non sono 3 secondi. Però nel continuum tra 3 ore e 3 secondi, 10 esempi sono un primo passo chiaramente verso la giusta direzione. Perché questa cosa dovrebbe interessare tutti e non solo le persone che, come me, chiaramente stanno cercando una scusa per stare dall'altra parte del mondo rispetto ai propri genitori? Due motivi. Il primo è pratico. Ci sono tantissimi ambiti della vostra vita, ad esempio ambiti coperti dalla privacy o ambiti coperti da eventi molto rari, in cui neanche volendo potreste mai accumulare 10 milioni di esempi. E noi vorremmo utilizzare le macchine e tutte le cose che le macchine sanno fare meglio di loro, di noi in questi ambiti. E quindi imparare con 10 esempi è un ottimo modo per poterlo utilizzare in modo più vasto. Il secondo motivo, forse ancora più importante, è sociale. In un mondo in cui i benefici dell'intelligenza artificiale e delle macchine sono appannaggio di company, di aziende che possono raccogliere milioni, miliardi, centinaia di miliardi di dati, è un mondo in cui pochissime company comandano fondamentalmente il progresso. Il mondo in cui la nostra visione del futuro è fondamentalmente delegata a quelli che se lo possono permettere. Ecco, programmare macchine che funzionano un po' più come i bambini in qualche modo democratizza l'accesso a tutte le nuove tecnologie e a tutto quello che di buono noi le macchine insieme possiamo fare. L'intelligenza artificiale ha fatto una serie di progressi spaventosi negli ultimi 10 anni e non saremo certamente noi a negarlo. Però l'intelligenza artificiale vera, l'unico modo per produrla è ispirarsi in qualche modo all'unica vera intelligenza che noi abbiamo a nostra disposizione, che appunto è quella degli esseri umani e in particolare a quella dei bambini. Insomma, possiamo proprio dire, con buona pace di Bill Joy, che in realtà il futuro non ha mai avuto così tanto bisogno di noi. Grazie.